Passava il turno in Coppa Italia, senz'altro l'obiettivo di un Alessandria Calcio che dopo la sconfitta in campionato contro la Recanatese vuole subito riscattarsi. La partita di questa sera allo Sperone di Busto Arsizio permetterà alla vincente Frappo Patria e Alessandria di accedere agli ottavi. Per mister e Buffi, turnover d'obbligo in vista della trasferta di sabato a Pesaro. Occhio all'ex Nicco, chi passerà il turno affronterà la vincente di Mantova Renate. Parliamo invece di calcio minore. Nell'ultimo turno riflettori puntati su Ovadese Valenzana Mado, sfida al vertice del campionato di promozione Girone D. Gli Orafi si sono aggiudicati il match grazie ad un gol realizzato alla fine del primo tempo, ma gli uomini di Cavoso non hanno per nulla demeritato. Valenzana che agguanta così la testa della classifica, Ovadesi che complice il successo della Passo Frigo sull'Asca scivolano al terzo posto, ma la lotta al vertice è più che mai aperta, con formazioni che fino all'ultimo possono dire la loro. Ancora in promozione parte bene il nuovo tecnico della Novese Nolaico che ha sostituito Mattia Greco, per i biancocelesti una vittoria esterna che vale oro. Sotto le aspettative in eccellenza il campionato dell'Acqui, solo 11 punti per i bianchi, l'obiettivo della società sono i playoff e non sono esclusi cambiamenti repentini per raggiungerli. Passiamo alla pallavolo, sconfitte le formazioni acquesi, la femminile contro la capolista, i maschi della bollente Negrini contro il Sant'Anna, il commento di coach Rizzo. Noi questa è una sconfitta che ci deve servire, a fare un bagno di umiltà e a lavorare con più intensità in palestra. L'abbiamo non vissuta al meglio la settimana e loro poi hanno fatto una gran partita e viene fuori questo. I campionati e le partite non si vincono con i nomi, si vincono mettendoci sacrificio in campo e noi in settimana non l'abbiamo fatto sempre. Stop anche per la Novi Pallavolo a Torino, un solo punto per l'Euromac Casale a Chieri. Sorridono in Serie C le formazioni ovadesi, vittoriose la femminile a Valenza e la maschile ad Acqui. Tutto ok per l'Alessandro Volli e a Santià. Le ragazze di Ruscini sono attese sabato dallo scontro al vertice con Lilliput al Palacima. Terminiamo col basket, secondo successo consecutivo in campionato per il Cuspo Basket Alessandria che vince 78-67 a Trino. Gran primo quarto degli Aironi, 10-25, che però subiscono la rimonta dei Vercellesi fino al 34 pari, prima di riprendere il largo nel secondo tempo. Decisivo Palmesino, migliore in campo insieme a Mogni, Riva e Capitan Campi, mentre alla Palcanestro Trino non sono bastati i 20 punti dell'ex Cirie Marchis. Prossimo impegno per i Cussini, domenica 6 novembre alle 18 al Palacima di Alessandria contro la neopromossa Rosta Basket.